Il crollo dei mercati è terminato o questo è solo un piccolo rimbalzo che ci porterà a minimi ancora più bassi? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi ragazzi volevo fare un po' di rassegna stampa, semplicemente portarvi a riflettere su alcune informazioni e su alcune, secondo me, su alcuni parametri che possono essere molto importanti per cercare di capire quali sono le opzioni che abbiamo davanti, perché diciamoci la verità, ad oggi ci sono analisti, se voi vi mettete a leggere tutto quello che dicono gli analisti, qualsiasi analista, sono sicuro che avrete due secchi. Il secchio degli analisti che dicono che il crollo dei mercati è terminato e che adesso ci sarà un recupero da parte dei mercati, e al 50% un altro secchio di analisti che vi dirà questo è l'inizio della fine, questo è l'inizio della recessione, ci saranno minimi ancora più bassi. Del resto andando a guardare anche un po' la stampa in giro e vi voglio far vedere qua alcuni articoli, c'è addirittura il segretario di Trump, un Trump advisor, Kudlow credo si chiami, che continua a dire che di stare calmi, che bisogna rimanere calmi e che secondo lui lo stock market adesso presenta grandi opportunità che bisogna andare a prendere, così come altri esponenti, personaggi dei media, Cramer è uno di questi che dice, continua a dire ormai da mercoledì praticamente, comprate, comprate perché adesso si fanno grandi affari. Sì ragazzi, è vero, si possono fare grandi affari, ma come dico sempre, nessuno sa quanto scenderà il mercato, quindi state molto attenti, dovete avere un approccio e una strategia molto precisa per comprare e anche per saper scegliere quali aziende comprare, perché se entriamo veramente in un contesto, in uno scenario di recessione, ci possono esserci, e il passato ce lo ha dimostrato, aziende che non sono mai più tornate a quei massimi o che ci hanno messo anni e anni per tornare a quei massimi, e nessuno vuole rimanere, come dico spesso, col cerino acceso in mano. E poi ragazzi abbiamo i salvatori. Dall'altra parte abbiamo le banche centrali ed ecco che comincia la Federal Reserve a fare dichiarazioni e si comincia a creare questa enorme aspettativa che saranno le banche centrali a salvare questa situazione. In che modo? Rendendo il denaro ancora più cheap, rendendo il denaro ancora più facile da poter prendere ed andare ad investire sui mercati finanziari. In che modo lo faranno? Iniettando liquidità da una parte e tagliando i tassi di interesse, ed ecco che quindi cominciano a spuntare le prime aspettative che la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, a marzo taglierà del non di 25 punti base ma addirittura di 0,50 punti base i tassi di interesse negli Stati Uniti, ed ecco che la Banca Centrale del Giappone, Bank of Japan, comincia a fare dichiarazioni che sta con molta da vicino monitorando la situazione e che potrebbe ancora effettuare delle manovre di quantitative easing. Ed ecco quella banca centrale anche europea che guarda la situazione e potrebbe agire. E ci si aspetta quindi che siano le banche centrali, svalutando ovviamente il denaro, e rendendo il denaro ancora, i prestiti di soldi ancora più semplici da poter dare, con tassi di interesse praticamente che rasentano lo zero, addirittura che sono negativi, in modo tale che le aziende possono fare buyback, possono prendere soldi che non hanno e reinvestirli sul mercato azionario, stessa cosa che possono fare gli hedge fund, che a cui non conviene stare in cash, no? Del resto cash is trash, l'ha detto proprio, il cash è immondizia, l'ha detto proprio Ray Dalio e mi raccomando, prendetela nella maniera giusta questa affermazione, perché come dico sempre, in tempi di grossi crash o di recessioni è meglio avere del cash invece liquido per poter fare investimenti quando ormai tutti quanti hanno comprato e tutti quanti hanno finito quello che potevano investire, ma il mercato continua ancora a scendere o continua ancora a stagnare. Quindi ragazzi, state molto molto attenti a queste dichiarazioni e state attenti a quello, alle politiche monetarie delle banche centrali, partendo dalla Federal Reserve ma andando a guardare anche le altre, perché si parla addirittura di tagli di interesse in o almeno aspettative, lo dice la Goldman Sachs, di tagli di interesse in paesi in cui i tassi di interesse erano addirittura stati aumentati. La Norvegia, leggevo un articolo in cui la Goldman Sachs si aspetta che addirittura la banca centrale della Norvegia voglia tagliare i tassi di interesse.
E poi ci sono questi articoli, queste headlines altisonanti, che come tuoni ci terrorizzano e ci dicono che c'è, cioè, per esempio, la persona che aveva predetto il crollo finanziario del 2008, l'analista, che dice che i mercati possono ancora scendere e arrivare ad una flessione, ad un crash del 40%. E poi c'è chi dice che, come Goldman Sachs, che i mercati possono ancora scendere un 10% e non abbiamo ancora raggiunto livelli di paura e panico così alti che possono giustificare un rimbalzo. Insomma, ragazzi, la verità è che c'è enorme confusione, ma la stragrande verità è che di nuovo nessuno sa che cosa succederà. Quindi noi come trader, come investitori, possiamo solo andare avanti in che modo? Guardando il mercato, guardando i grafici. I grafici non mentono mai. Chi mente sono i media, chi può mentire sono gli analisti, chi può mentire sono gli hedge fund, chi può mentire sono i politici perché hanno e le banche centrali perché hanno interessi molto diversi dai nostri. I grafici non mentono perché i grafici sono la rappresentazione visuale, reale, di quello che succede sui mercati, di quello che enormi investitori sui mercati stanno facendo. Ed è così, per esempio, che scopriamo che se andiamo a vedere i future dell'S&P 500, quello che vediamo è che è stata tolta enorme liquidità. Bisogna tornare indietro, mi sembra nel 2018 o addirittura nel 2014, per vedere lo stesso crollo di liquidità sul mercato del future dell'S&P 500. E vedremo se molti dicono sta succedendo quello che è successo a dicembre del 2018, a cavallo tra dicembre e gennaio 2018-2019, dove poi c'è stato questa V, no? Questo V-bottom si chiama, cioè il prezzo è crollato, ma poi il 24 dicembre del 2018, ve lo ricorderete, l'abbiamo commentato insieme sul canale, boom, il grande rimbalzo che poi ha portato a nuovi massimi. C'è chi dice succederà questo. Ragazzi, io la sfera di cristallo non ce l'ho, sono sicuro che non ce l'ha nessun altro. Quindi diffidate da chi vi dice che sa esattamente quello che succederà, perché oggi se tiriamo una monetina in aria abbiamo le stesse probabilità di azzeccare come si comporterà il mercato. Perciò, occhi puntati sui grafici. Io farò a fine giornata, oggi è lunedì, una giornata importante, riapre il mercato dopo una giornata come venerdì che aveva recuperato parte della discesa che c'era stata nella giornata appunto di apertura di venerdì stessa. Quindi giornata importante oggi, la commenterò a chiusura della giornata, il video di analisi lo troverete domani. Iscrivetevi sul canale per rimanere sempre aggiornati ogni volta pubblico un nuovo video. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti come la vedete voi, come la pensate voi, qual è la vostra visione, però cercate di farlo oggettivandolo con dei numeri, con dei dati alla mano. Ragazzi, grazie per l'attenzione, iscrivetevi al canale, un like se il video vi è piaciuto, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!